Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, ultimo appuntamento del 2021 con la nostra rubrica Nutrizione e Benessere. È d'obbligo quindi cogliere l'occasione sicuramente per ringraziare tutti voi dell'affetto con cui seguite sempre questa rubrica e del modo in cui interagite con me e con noi della redazione di Cilento Channel, proponendo sempre nuovi argomenti e stimolandoci sempre a fare meglio e di più. E visto appunto il periodo, è d'obbligo affrontare la tematica dell'alimentazione durante le festività natalizie. Di norma questo è un periodo che crea sempre un po' di preoccupazione sia per chi è a dieta sia per chi non lo è. Questo perché ormai diversi studi confermano sempre che in media si può in questi pochi giorni di festa arrivare anche a prendere tra i 2 e i 5 kg. Ovviamente ricordiamoci sempre che l'aspetto gastronomico, diciamo, è un aspetto marginale rispetto alle festività che devono essere soprattutto un modo per stare vicino agli affetti e in famiglia. E ricordiamoci anche che i giorni di festa veri e propri, insomma, sono di meno, anche se sono pochi rispetto al fatto che veniamo sempre tartassati di pubblicità già con prodotti gastronomici natalizi da ottobre, e quindi facendoci cadere più facilmente in tentazione. Quindi, cosa possiamo fare? Sicuramente è buona regola programmare i nostri pasti principali in modo da regolarci anche nei giorni successivi, evitando poi i classici digiuni del giorno dopo che non servono a nulla, ma piuttosto cerchiamo di programmare bene anche non solo cosa mangiare, ma anche le quantità che dobbiamo mangiare, in modo da evitare che nei giorni successivi restino poi degli avanzi che vanno consumati. Chiaramente, sicuramente in questi giorni mangeremo cose diverse rispetto a quelle a cui siamo abituati durante tutto l'anno ed è giusto onorare la tavola e le feste assaggiando un po' di tutto, ma controllando le quantità. Ovviamente, tranne quei casi in cui ci sono dei soggetti che per determinate patologie alcuni alimenti non li possono proprio consumare. Quindi la regola d'oro possiamo dire che è sicuramente quella della moderazione in termini di quantità e anche di scelte alimentari. Quindi evitiamo poi di indugiare troppo magari con gli aperitivi, con il pane, ovviamente gli alcolici, ricordandoci senza rinunciare chiaramente al classico brindisi di Natale o di Capodanno, ma ricordiamoci sempre di bere comunque sempre molta acqua, aiutandoci anche con delle tisane detossificanti, depurative e di mantenere perché sempre le porzioni di frutta e verdura, perché chiaramente, presi dal mangiare altri alimenti, ci dimentichiamo della frutta e della verdura, invece devono essere comunque sempre presenti nell'arco della nostra alimentazione, se non ai pasti principali, almeno come spuntino. Approfittiamo di questi giorni di vacanza per chi è in ferie o comunque in generale abbiamo un pochettino più di tempo anche per fare una regolare attività fisica. Non dobbiamo privarci di nulla, come detto, ma moderarci nelle quantità. Quindi, come dicevamo, la regola d'oro è sicuramente quella della moderazione. Moderazione anche sui dolci, che forse sono, diciamo, lo sgarro principale che avviene durante le festività natalizie, che siano prodotti fatti in casa oppure acquistati. Parliamo soprattutto di panettoni e pandori. Anche qui possiamo dire che la regola della moderazione va bene, cioè cerchiamo di consumarli essenzialmente nei giorni di festa per evitare di ritrovarci nei giorni successivi da doverli consumare. E quando li acquistiamo cerchiamo di fare delle scelte consapevoli o comunque di acquistare dei prodotti artigianali, quindi con un processo produttivo sicuramente più artigianale, quindi con una maggiore
scelta delle materie prime, quindi con una maggiore anche qualità, evitando quei prodotti che sono ricchi di conservanti, coloranti, ma anche soprattutto quei prodotti che portano calorie in più inutilmente con delle farciture magari di cioccolate, creme, di cui non ne abbiamo sicuramente bisogno. Bene, questo è un po' il quadro generale per questi giorni di festa. Vi ricordo, come sempre, di abbinare all'alimentazione, alle giuste scelte alimentari, anche una corretta attività fisica. E vi ricordo quello che dico sempre in questo periodo, cioè che non si ingrassa da Natale a Capodanno, ma da Capodanno, a Natale. Quindi è più importante quello che facciamo durante tutto l'anno, che non questi pochi giorni in cui basta applicare queste semplici regole di cui abbiamo parlato per superarlo in tranquillità. Bene, io voglio ovviamente cogliere questa occasione anche per rivolgere a tutti i telespettatori di Cilento Channel i miei migliori auguri di buone feste, quindi che sia un buon Natale e soprattutto un sereno 2022. Auguri a tutti.